Vi siete mai chiesti quanto è difficile avere un suono pulito? Poi per me che faccio video è tipo una cosa impossibile. Ciao, io sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia e in questo video in collaborazione con Automazione News e Tecniche Nuove vi spiegherò in breve un concetto spiegato in un articolo pubblicato sulle riviste Automazione Industriale e Automazione Integrata del mese di novembre 2023. E se sei uno studente hai diritto ad un abbonamento omaggio, ma ti lascio maggiori informazioni in descrizione. Oggi parliamo di filtri. No, non del filtro della lavatrice che se è sporco non vi fa più funzionare la macchina, ma di filtri elettronici che vengono utilizzati per tagliare determinate frequenze di un segnale e per farne passare delle altre. Per farvi un esempio molto semplice, vi è mai capitato di dover editare un segnale audio? Capita che a volte, magari, se si utilizzano dei microfoni che non hanno l'antivento o la riduzione del rumore, si trova ad avere un audio disturbato da suoni indesiderati. Questi suoni indesiderati vengono detti rumore e con dei tool di editing, per esempio il noise reduction, si possono eliminare. Ma come funzionano? Grazie proprio ad una filtrazione del segnale. Il rumore infatti potrebbe essere su una bassa frequenza, su un'alta frequenza o su entrambe. Utilizzando un filtro di tipo passa-basso verranno eliminate le frequenze alte e viceversa con un filtro passa-alto. Invece un filtro passa-banda fa passare determinate frequenze in una banda ed elimina tutte le altre. In questo modo si ripulisce un segnale per averne uno più pulito. Anche se in ambito audio con questa modifica il segnale viene un pochettino alterato. E poi vi ritrovate ad avere una voce robotica tipo la mia, che ci sta, ma non troppo. Sull'articolo potete trovare le varie differenze dei filtri e anche la loro realizzazione per essere utilizzati nei circuiti. Vi lascio maggiori informazioni e grazie di aver visto questo video. Ci vediamo nel prossimo.